Editiamo adesso un programma relativo a una programmazione di un solido tridimensionale definito da un profilo piano aperto e da un profilo sezione semicircolare per creare un semitubo. Chiamiamo il programma Fagor 07. Iniziamo definendo il piano di lavoro. Quindi a questo punto la funzione G580 che definisce la programmazione in modalità Progetti L3. Richiamiamo l'origine pezzo con l'istruzione O. Richiamiamo il correttore utensile per definire una fresa sferica con i parametri tecnologici avanzamento, numero di giri e rotazione del mandrino in senso orario e l'istruzione G49 per definirne il raggio fresa. I4Q4 significa fresa sferica di diametro 8. Ci svincoliamo a una Z100 di sicurezza, ci posizioniamo su un punto di partenza, scendiamo una quota 10 mm in Z di avvicinamento rapido e attiviamo la funzione G8736 per definire la programmazione del solido tridimensionale, con un incremento di passata di 1 mm e con le passate bidirezionali col parametro H2. Attiviamo la compensazione raggio fresa sulla destra e partiamo da un punto programmato X0, Y0. Quindi definiamo una retta di angolo 90 gradi, un raggio di raccordo in senso orario negativo di 50, con una retta a quota Y100 di angolo 0. E terminiamo il profilo piano su un punto X80Y100. A questo punto chiudiamo la compensazione raggio fresa e programmiamo la funzione G8737 per definire la nostra sezione. Attiviamo la compensazione della sezione a sinistra con la G841 e definiamo un punto di partenza X-20Y0. Quindi il nostro profilo sezione sarà definito da un cerchio che ha centro 00 di raggio 20 e terminerà in un punto opposto X20Y0. Chiudiamo la sezione con la G840. Abbiamo quindi programmato un profilo piano aperto ed un profilo sezione semicircolare. Per attivare il tutto, la funzione G8738. Quindi G0, Z100 rapido ed M30. Vediamone la simulazione grafica. Premiamo il tasto Start simulazione ed ecco che avviene la lavorazione, la simulazione in macchina del nostro semitubo. Possiamo visualizzarne soltanto la traiettoria in modo da vedere il risultato oppure soltanto il solido. È possibile anche visualizzare la grafica e simulare la grafica passo passo con il tasto blocco blocco. Premendo il tasto Start simulazione è possibile simulare tutta la nostra lavorazione in semiautomatico visualizzandone le quote calcolate. Passando poi in automatico abbiamo la simulazione completa.